Ciao a tutti, bentornati. Sono tornata, ebbene sì, dopo 2 mesi di assenza, non è stata voluta, è semplicemente causa impegni. L'estate mi porta sempre a stare in giro, tutti i weekend sono fuori, il lavoro, insomma, fino ad agosto, fino a metà agosto mi ha tenuta straimpegnata. Io di solito registro sempre nel weekend, però d'estate puntualmente tutti i weekend sono fuori, quindi sono stata fuori tutta l'estate, quindi insomma, niente, se è andata così, mi dispiace non aver avuto tempo per registrare. Però oggi sono qui perché voglio, insomma, mostrarvi tutto ciò che durante quest'estate io ho adorato, che ho utilizzato, che siano prodotti di make-up, prodotti beauty, anche abbigliamento, insomma, un po' di tutto. Tutto quello che io durante quest'estate mi ha accompagnato e ho adorato, i miei preferiti dell'estate, insomma. Allora, partiamo dai prodotti, ne ho un pochettino di cose da mostrarvi. Partiamo dai prodotti make-up. Allora, come prodotti make-up partiamo dalla base. Sapete che io d'estate mi trucco molto molto poco, faccio solamente un trucco, una base leggerissima con un fondotinta in polvere, un po' di mascara, un rossetto e un blush. Questo è il mio trucco d'estate sempre. Non utilizzo ombretti, non mi porto dietro chissà quante cose. Il minimo è indispensabile, anche perché stando spesso in giro, portarmi puntualmente tutto quanto quello che ho mi risulta difficile. Poi anche per una questione di tempo, insomma, sempre molto molto po poche cose. Tra queste cose qui, insomma, tra i prodotti preferiti come base, il fondotinta di Benecos è il fondotinta che mi ha accompagnato durante tutta quest'estate. È un fondotinta molto, ora che sono un po' più abbronzata, devo dire che lo utilizzo un po' meno, anzi adesso non mi sto truccando proprio, infatti oggi ho solamente un po' ho fatto un po' di contouring, non ho coperto neanche le occhiaie. Quando sono abbronzata posso permettermi di non coprirle, un po' di mascara e una matita labbra, un po' di anche il blush, nulla di più. Quindi come base non ho nulla oggi, però durante tutta quest'estate, quando ero meno abbronzata di adesso, perché questo fondotinta è leggermente più chiaro della mia carnagione attuale, che insomma sono più abbronzata del solito. Però questo qui di Benecos, il Mineral Powder, il mio è il numero medium beige, è fantastico, è coprente al punto giusto, ma non troppo, non secca, non va via, rimane comunque, ha una durata molto molto buona. Non, soprattutto la cosa che mi piace di questo fondotinta, molto spesso d'estate i fondotinta minerali dopo un po' tendono ad andare via, o comunque a rendere la pelle un po' più grassa, non so come mai, però a me spesso capita di aver usato fondotinta che dopo un po' mi lucidano un po'. Questo qui non l'ho mai fatto ed è davvero molto molto buono. Non so se si vede la colorazione, comunque adesso è chiara, ma dosandola bene, io l'ho utilizzata anche qualche giorno fa, l'ho dosata con una terra per creare il colore perfetto per coprire semplicemente un po' di discromie, perché avevo un brufoletto, però insomma non avevo chissà quanto da coprire. Però è molto molto buono, lo consiglio, costa davvero pochissimo, l'ho pagato forse 4 euro, neanche 5 euro, ed è molto molto buono, quindi preferito, fondotinta preferito dell'estate. Come cipria non l'ho utilizzata tanto, devo dire la verità, però l'unica cipria che ho utilizzato è questa qui di neve, la Flat Perfection, l'Alabaster Touch. È una cipria che è molto leggera. Infatti io l'ho utilizzata soprattutto nei momenti in cui avevo la pelle più grassa del solito, il sole, insomma, chiaramente va leggermente a rendere la pelle un po' più grassa, e in quei momenti l'ho utilizzata, ma devo essere sincera, non l'ho utilizzata sempre. Io d'inverno utilizzo la cipria tutti i giorni, quest'estate molto molto meno, però insomma opacizza al punto giusto, è molto molto leggera e molto setosa, da quel tocco di uniformità e di va, na, diciamo, a rendere il trucco un po' più, come dire, compatto e a fissarlo un po' meglio, quindi mi è piaciuta molto. Altro prodotto per la base, i due correttori che ho utilizzato sono questi due. Lui, che è il famosissimo Cancelletà di Maybelline, come potete vedere anche dalla confezione, è terminato. Posso fare ancora pochissime applicazioni, l'ho utilizzato durante tutta quest'estate, soprattutto per le occhiaie. Io andavo a mettere questo qui sotto l'occhiaia perché è un po' più scuro, e poi al di sopra ci mettevo questo qui, che è il Camouflage di Essence, che è una colorazione un po' più chiara, quindi perché andava un po' più a illuminare. Quindi
usati insieme, mi sono trovata molto molto bene, e, soprattutto lui è fantastico, non va nelle pieghette, è davvero un ottimo correttore, l'avevo già provato, è stramato da tutto, infatti lo ricompro spesso e volentieri e lo termino puntualmente, molto buono. Anche lui non mi è dispiaciuto, l'unica cosa che ho notato negli ultimi tempi è che a volte lo sento un po' appiccicaticcio e non si stende benissimo rispetto all'inizio. Sarà che dopo un po' di tempo, anche con l'estate, stanno sempre al caldo in quei beauty, nelle valigie, insomma, si è un po', non lo so, forse si è un po' la formula, non lo so, si è persa un po', si sarà, non ho idea, non è come prima, però insomma, comunque lo utilizzo, lo terminerò perché alla fine non è male. Poi, altro prodotto per la base, la terra che ho utilizzato tantissimo e che non vedo neanche lo spiraglio di una fine, è questa palette di Labo che ho ricevuto della Contouring Palette, la mia è la 32, che è la un po' più scura, e io la terra la utilizzo tutti i giorni. Questa è forse il prodotto che più ho utilizzato durante quest'estate, quando non ho utilizzato fondotinta e nient'altro, almeno un minimo di contouring. Lo andavo a fare con questa palette, ma non vedo proprio nulla, non vedo il buco, non vedo il fondo, e quindi è davvero, cioè la cialda è molto molto grande. Devo dire la verità, la cialda, questa un po' più scura della terra, è un po' più consumata rispetto alle altre, però insomma mi sta durando tantissimo e mi piace un sacco perché la polvere è molto sottile, si stende molto molto bene, la colorazione nonostante sia molto scura per quest'estate è stata davvero fantastica, ma sicuramente la utilizzerò anche d'inverno, miscelando le due colorazioni, troverò il giusto, la giusta tonalità per il contouring, però devo dire che è stata una palette molto 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 utile. Anche il blush ho utilizzato molto, e forse questo è il prodotto più utilizzato dell'estate per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda sempre più o meno la base, i prodotti per sopracciglia, sapete, io per le sopracciglia insomma ci tengo un sacco, alle sopracciglia ci tengo un sacco, anche se devo andare in spiaggia, un minimo me le sistemo. In spiaggia passo solamente il mascara per pettinarle, diciamo il mascara per sopracciglia, questo qui di Essence, il Make Me Brow, che va semplicemente a pettinarle, a sistemarle un po', a riempirle leggermente dove ci sono i vuoti. Però insomma il prodotto più utilizzato è stata la matita di Puro Bio, che tra l'altro ho riacquistato qualche giorno fa la nuova, perché l'altra l'ho terminata nel giro di pochissimo tempo, ed è la Puro Bio, è sempre lei, la numero 28, sì. Io questa è la terza che acquisto, perché ho acquistato la prima che mi è terminata, poi ho acquistato la seconda tipo a giugno, ma a luglio, terminata durante tutta l'estate, e sono tornata praticamente ieri. E ho acquistato subito l'altra perché insomma ne avevo bisogno e al momento è la mia preferita ed è molto 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 buona. Questa qui è la più scura, penso ci siano tre tonalità, io ho preso la più scura perché è il mio colore. Per quanto riguarda blush, i blush più utilizzati, oltre al blush, questo qui di Labo, altri due blush che ho portato sempre con me nei beauty, sempre, sono questi due di Wet n Wild, ed è il numero, numeri l'832 e l'834, il Berry Shimmer e il Later Silk. Sono due colorazioni molto accese, questi blush sono strapigmentati e vanno messi con una parsimonia assurda, pazzesca, perché basta pochissimo e la guancia si colora immediatamente, quindi va sfumato molto bene, altrimenti avete le guanciotte di Heidi. Però questo qui ad esempio, che è un fucsia molto bello, con la bronzatura mi piace un sacco, è molto molto bello, e li ho stratolizzati, li utilizzo. Anche questi qui non vedo cenni di fine, di nulla, nessun buco sulla cialda, però li ho davvero strautilizzati tutta l'estate. A volte neanche li guardavo, prendevo uno a caso perché sapevo che entrambi mi piacevano, quello che mi capitava sotto mano, quello utilizzavo. Quest'altro invece, che è il Berry Shimmer, è una colorazione un po' più rispetto all'altra, che è più fucsia, questa qui è una specie di corallo con all'interno delle pearlescenze. Forse questo è quello che preferisco di più, soprattutto d'estate perché dà un po' di luce ed è molto 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 bello. Ripeto, entrambi strapigmentati, quindi vanno messi davvero con attenzione. Bellissimi, questi ve li consiglio perché sono fantastici. Anche questi costano pochissimo. Io ne ho anche un altro, non ricordo la colorazione, però questi
blush di Wet n Wild sono molto molto buoni. Per quanto riguarda invece l'illuminante che ho utilizzato è questo qui di Benefit Light Beam, che è un illuminante che io ho all'interno di un cofanetto, e questo qui l'ho utilizzato davvero tanto perché è molto discreto, ma comunque si vede, ha un effetto molto molto bello sul viso e ha delle vita sul rosa, sul rosa dorato, diciamo sul rose gold più o meno. Ma mi piace molto perché innanzitutto d'estate a me piace molto l'illuminante, mi piace molto l'effetto sul viso perché ho quell'effetto di freschezza del viso, avendo comunque un colorito più scuro rispetto all'inverno, mi piace molto di più questa luce sul viso, mi piace molto, quindi lo utilizzo molto più volentieri rispetto all'estate. E questo qui mi è piaciuto tanto, semplice da applicare con giusto due pushate con il pennellino e basta e avanza, e quindi mi è piaciuto tanto. Altri prodotti utilizzati, il mascara di Chanel è quello che più ho utilizzato, anche se io lo metto anche quando vado al mare, ad esempio, un minimo di mascara lo metto, solo il mascara, poco però rispetto a quando insomma devo uscire che carico un po' di più, giusto un minimo per pettinarle, per renderle più nere le ciglia, perché non so vedermi senza mascara. E questo qui, essendo molto molto nero, un minimo di sbavatura si vede, quindi questo qui secondo me non è il massimo perché non è waterproof, non è il massimo per andare al mare, infatti ne ho utilizzato un altro di esse, insomma quello che avevo di scorta, comunque i mascara che sto per buttare praticamente, i mascara che insomma sono alla fine, quelli che utilizzo per andare in spiaggia, così per darmi un minimo di, per sistemarmi un pochettino, però questo qui non è per andare al mare, no, però è quello che ho più utilizzato ed è fantastico, sapete già, questo qui è il, non ricordo mai come si chiama, l'Ultra Volume Noir, ed è fantastico anche lui, ho detto fantastico 100 volte. Poi, per quanto riguarda invece rossetti, prodotti labbra, per quanto riguarda rossetti, i rossetti che più ho utilizzato sono rossetti comunque nude, pochi con colori molto 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 accesi, però per quanto riguarda i nude, il prodotto che più sinceramente ho utilizzato, a volte per settimane, senza cambiare prodotto, senza cambiare rossetto, è questa matita, che tra l'altro è quella che indosso, ed è la matita di Essence, ed è, non c'è più scritto il numero perché si è completamente sbiadito l'inchiostro, quindi non so dirvi neanche che colore sia. Comunque ne avevo comprate due di nude, se vedete dei video vecchi sicuramente lì riuscirete a capire che colore ho preso, che colore è questa qui, non me lo ricordo, comunque è quella che ho, e delle due nude, quella un po' più scura, un po' più sul mattone rispetto all'altra, ed è quella che ho più utilizzato, davvero sempre sempre l'ho amata. Poi queste matite non le sento sulle labbra, è come se non applicassi nulla, infatti non la sento perché non secca ed è davvero molto molto bella, quindi strautilizzata, la più utilizzata in assoluto dei prodotti labbra. Altri prodotti labbra utilizzati sono le tinte di We Make Up, la numero 07 e la numero 27. La 27 è la rossa, molto molto utilizzata, fantastica, un rosso molto molto intenso, e la numero 7 che è un nude, che si avvicina leggermente al rossetto che indosso oggi, più o meno come colorazione, forse un po' più chiara, ed è molto bella. Questi rossetti, queste tinte sono molto molto buone, le utilizzo davvero volentieri perché pur essendo delle tinte, l'estate magari le tinte sono un po' pesanti, già siamo un po' insomma caldate, ci dà fastidio quasi tutto perché il caldo un po' ci stressa, però quindi preferisco avere meno prodotti sul viso e ho comunque prodotti che non mi danno fastidio. Queste tinte sono le uniche tinte che io quest'estate ho utilizzato perché sono le più confortevoli e quindi le ho adorate. Per quanto riguarda invece i rossetti, i due rossetti di MAC che ho utilizzato di più sono il Ruby Woo, c'è sempre, non manca mai, è un evergreen, lo utilizzo comunque, lo porto sempre, tutti i weekend o comunque quando sono partita da Ferragosto ad oggi, è il primo rossetto che ho messo nel beauty, perché il Ruby Woo ci deve essere, un rosso serve sempre. E poi questo qui della linea Pro Longwear, il Perpetual Flame, che è anche di questo ve ne ho parlato tantissime volte, che è un rosso un po' particolare, che vira leggermente al fucsia ed è molto molto bello, pur essendo un rossetto a lunga durata non è per niente secco rispetto magari ad un Ruby Woo che è obiettivamente un po' più secco e va applicato col primer, altrimenti vi sentite le labbra risucchiate, però è molto bello.
Per quanto riguarda invece il rosato, come rossetto rosato che ho utilizzato di più, comunque più sul fucsia, è questo qui di Chanel ed è il Rouge Allure Velvet, il 347 Le Meravigliose, che è questo fucsia molto bello. Tra l'altro si è rovinato anche un po' lo stick, che è questo fucsia molto molto bello. Devo dire che questi rossetti di Chanel, almeno questo qui, mi piace molto perché ha una durata molto, molto alta, ha una texture molto sottile e non è per niente fastidiosa, molto confortevole anche, ma comunque molto pigmentato e colora le labbra benissimo. Il colore è molto bello, lo trovo molto estivo e mi piace tanto. Quindi questo qui è quello tendente al fucsia che ho utilizzato di più. Quindi questi erano i prodotti make-up più utilizzati. Per quanto riguarda invece i prodotti beauty, allora, come prodotti beauty, vabbè, innanzitutto al mare sempre, tutti i giorni, il burro cacao che non mi ha mai abbandonato, ed è questo qui che ho da tempo, che mi ha tra l'altro regalato il negozio da cui acquisto sempre prodotti bio, Valentina. Questo qui me l'aveva regalato perché avevo fatto un acquisto, ed è questo burro cacao, che non so la marca quale sia, Dizhou, non lo so, Dizhou Organics, ed è molto, lo adoro perché. Tra l'altro, ah, sta terminando, infatti, obiettivamente ce l'ho da un sacco di tempo. E davvero questo burro cacao mi rende le labbra immediatamente idratate. Perché l'estate poi al sole cioè, le labbra chiaramente si seccano un bel po'. Con questo burro cacao invece ho trovato veramente la pace ed è davvero molto molto buono. Penso che lo vendano tutti i negozi, le parafarmacie, le farmacie, i negozi bio, insomma, loro ed è fantastico. Per quanto riguarda invece il prodotto viso che ho utilizzato quest'estate tantissimo, al posto della crema l'ho sostituito completamente la crema viso, anche se la crema viso un po' l'ho utilizzata, però negli ultimi tempi, visto che anche lei, Valentina, la ragazza da cui acquisto sempre prodotti bio, me l'aveva consigliato, mi aveva consigliato di utilizzarlo al posto della crema ed è una lozione, non è una crema, quindi è molto più liquida e gelatinosa come consistenza ed è questa lozione di Officina Toscana ed è una lozione viso tonificante. Lei mi ha consigliato questa qui tonificante. Infatti all'interno ci sono degli ingredienti molto interessanti tipo qui c'è scritto ricca di vabbè, acido ialuronico, succo di aloe, bucce di pomodoro che dovrebbero avere un'azione appunto tonificante che va a distendere un po' il viso visto che il sole un po' la stressa un bel po' la pelle. E devo dire che non mi è dispiaciuta affatto, anzi, si ha subito un effetto di pelle distesa e tonificata e quindi mi sta piacendo, lo utilizzerò fino alla fine. Poi ricomincio almeno fin quando farà caldo, perché sicuramente adesso che è settembre, che fra qualche giorno è il 1º settembre, sicuramente il caldo prolungherà un bel po' come tempistiche, però lo utilizzerò fin quando lo termino, poi comincerò con la mia crema perché mi piace molto. Poi, come prodotti mare, andiamo dai prodotti solari. Per quanto riguarda i solari che più ho utilizzato quest'estate, all'inizio, diciamo, alle prime abbronzature, ho utilizzato questa crema, questa diciamo, protezione di Biotherm, una protezione 30, che questa qui è una, diciamo, è con, diciamo, spray, che spruzza in realtà la crema, ma più spray, quindi non la crema, pompetta normalmente, che non mi è dispiaciuta, una protezione 30. L'ho trovata molto molto buona, infatti è quasi terminata, l'ho utilizzata soprattutto i primi tempi, da giugno fino a metà luglio, e mi è piaciuta un sacco, mi sono trovata bene. Lei è formidabile, la protezione 20, che è quella che utilizzo tuttora, anche se sono diciamo abbastanza abbronzata, questa qui l'adoro. È la crema che più mi piace in assoluto. Questa qui è di Avène, è la protezione 20. Mi piace tanto perché protegge benissimo. Non mi sono mai, mai, mai scottata durante tutta quest'estate. Mai, forse leggermente sul sedere perché avevo messo uno slip un po' più sgambato e po' un pochino ai lati del seno perché avevo messo un reggiseno un po' più, diciamo, che copriva un po' meno i lati. E quindi, pur avendo messo la protezione, essendo molto bianca da quella parte, leggermente mi sono arrossata, ma di ustioni o comunque di scottature non ne ho prese. Nonostante io, soprattutto sul viso, devo stare molto attenta, sul corpo meno, ma sul viso e sulle gambe un po', devo stare un po' più attenta e proteggere molto bene. Questa qui mi piace tanto perché oltre a proteggere ti fa abbronzare, cioè intensifica la abbronzatura. Infatti,
pur essendo una protezione media, non c'è scritto che va anche ad intensificare la bronzatura, ma io da quando la utilizzo, anche l'anno scorso l'ho utilizzata, la trovo la crema migliore che abbia mai provato, perché sento proprio questa impressione che oltre a proteggere mi abbronza più in fretta. È una bronzatura che mi piace, cioè dorata ma comunque intensa, mi piace, insomma, adesso mi sto biancando un po', però quando sono tornata ero molto molto nera e secondo me, e anzi sono sicura, è merito suo. Per quanto riguarda, e poi la protezione 50 per i tatuaggi che ho utilizzato, che tra l'altro mi è proprio finita perché poi alla fine, arrivata quasi alla fine, si è proprio si è rotto lo stick, quindi adesso praticamente l'ho terminato. Ed è questa qui di La Roche-Posay ed è una protezione 50. Allora, io se dovessi riacquistare una protezione 50 non la riacquisterei per il semplice fatto che sembra un muro cacao ed è trasparente, quindi non si vede quando la protezione c'è o non c'è, poi si asciuga molto molto in fretta, quindi non capisco bene se devo riapplicarla o se comunque anche se non la vedo c'è, insomma non è molto comoda. Non la riacquisterei più questa qui, riacquisterei un'altra protezione 50 dove io vedo appunto che la crema c'è sulla pelle, altrimenti così non capisco bene, però insomma non è male, non mi ha coperto, me li ha protetti abbastanza bene, quindi comunque non male. Per quanto riguarda invece il doposole utilizzato durante questo periodo, è sempre questo qui di Avène, che ho acquistato insieme alla protezione 20, e è molto buona perché è molto liquida, quindi idrata, mi sento che la pelle me la vada ad idratare molto 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 bene, perché è molto liquida, non è per niente grassa e troppo pastosa, anzi è liquidissima e mi è piaciuta un sacco. Poi questa boccettona enorme da 400 ml che la utilizzerò per un bel po' ancora, comunque a 12 mesi di PAO, insomma cercherò di utilizzarla il più possibile, e infatti ce n'è ancora un bel po', nonostante l'abbia utilizzata tutti i giorni che mi sono esposta, soprattutto da metà agosto fino a fine agosto, anzi da anche prima l'ho utilizzata tutti i giorni, e insomma è molto molto buona questa qui di Avène, straconsigliata. Per quanto riguarda invece capelli come maschera, visto che insomma lavandoli tutti i giorni, il prodotto che ho utilizzato di più, che ho acquistato questo prima di partire forse, è questa qui di L'Oreal, ed è di questa, della linea bio, come lo shampoo che vi ho già mostrato, e questo qui in particolare è la maschera al cartamo, infusione di nutrimento per capelli secchi, quindi visto che il sole li va a seccare tantissimo, soprattutto le punte strasecche, questa maschera mi è piaciuta tantissimo e mi piace tanto anche l'odore, perché è fresco ma intenso, molto molto fresco, e mi è piaciuta parecchio. Quindi questa linea di L'Oreal io la trovo davvero molto 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 buona. Lo shampoo l'ho quasi terminato, pur essendo molto grande, e anche se devo dire la verità, spesso quando sono andata via, soprattutto i primi periodi, tipo a luglio, portavo i campioncini per non portare tutte le volte queste boccettone enormi che mi occupavano metà valigia, quindi portavo spesso i campioncini che insomma mi regalano, o comunque i formati un po' più piccoli, perché portare tutte le volte questo shampoo enorme mi infastidiva. Però quando li ho portati, questo qui l'ho utilizzato di più, insomma mi è piaciuto parecchio, quindi lo consiglio anche, quindi un preferito. Avevo anche qualcosa di abbigliamento, una cosa che ho adorato durante quest'estate, vabbè, oltre a questo vestito a camicia che lo amo follemente, di Zara, l'ho acquistato tra l'altro a Bologna quando sono andata al concerto di Bruno Mars, e l'adoro, è un vestito a camicia molto molto bello, molto largo, molto ampio, comodo. Io poi adoro le camicie larghe o comunque camicioni, mi piacciono tantissimo. Per quanto riguarda i costumi, questo qui ve l'avevo già mostrato, ed è questo qui di Calzedonia, con questo slip bellissimo anni 50, un po' pin-up, che nella parte del retro ha questo incrocio così, fatto molto, è molto molto bello, mi piace tantissimo questo costume, e di sopra appunto il triangolo con una leggera imbottitura, questo qui con tutte le stelle, ed è il costume che più mi è piaciuto quest'anno dei nuovi costumi, perché se poi dovessi uscire i vecchi non la finiamo più. Sempre dei nuovi costumi, uno dei più utilizzati, anche questo qui, sempre di Calzedonia, io sono fedele, è questo qui con questa fantasia tipo bandana verde e bianca, molto molto bello. Lo slip è questo qui, sempre a ricetti, che sembrano sempre stra slim. E la parte forte, un po' più carina, un po' più particolare, è il reggiseno. Non so se avete visto delle foto su Instagram, tra l'altro seguitemi su Instagram, rosselino88
anzi, forse cambierò anche su Instagram il nome, metterò semplicemente nome e cognome. Ci sto pensando, ditemi voi se devo farlo o meno. Avete notato che anche sul canale ho cambiato nome. Comunque, il di sopra è questo qui, che ha ovviamente la parte che si lega dietro il collo e la parte di queste due. Di queste due fasce che va ad incrociarsi tipo incrocio sulla vita ed è molto particolare, che tra l'altro quest'anno si usano tantissimo. La coppa è più imbottita rispetto agli altri reggiseni, gli altri costumi che ho, infatti mi funziona abbastanza grosso, però è bellissimo, mi piace, è proprio figo anche come toppino. Infatti anche quando sono andata, che ne so, alle pomeriggi in spiaggia, ci sta anche con uno shortino e questo sopra sembra quasi un top ed è molto bello. E nient'altro, queste erano insomma le cose, i preferiti dell'estate. Sono tornata, quindi insomma, visto che mancavo da un po', era giusto parlarvi di quello che ho utilizzato di più, quindi vi ho mostrato un bel po' di cose. E niente, spero di tornare presto, non dico niente perché tutte le volte me lo riprometto, voi direte questa è pazza che tutte le volte lo dice, quindi non dico nulla. Ci vediamo al prossimo video, anzi già ho in mente il prossimo video, anzi se ho tempo lo faccio proprio fra un po'. E nulla, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video, ciao!